Quant'è? 1,20. Ti pago con carta? No, non è un mago, né ha poteri soprannaturali Mattia Coffetti. Riesce a pagare il caffè avvicinando la mano al lettore POS solo perché sotto la pelle si è fatto impiantare dei chip. Al momento ne ho 5, è una delle funzionalità più interessanti, insomma, dell'ultimo chip che ho fatto, quindi è proprio il pagamento contactless come se fosse una carta di credito ricaricabile. 35 anni, informatico, di Rodengo Saiano in provincia di Brescia, è il primo italiano a sperimentare questa tecnologia per i pagamenti. Anche al supermercato, ed è comodo perché non devi portarti contanti, carta di credito o altro, e non hai il dubbio soprattutto di lasciartela a casa. Tra i suoi chip, anche due di valenza puramente estetica. Basta che estraggo il telefono, che è una delle fonti di elettricità, lo avvicino al chip e si illumina. Era una cosa in più, diciamo, da provare, è questa parte magnetica, quindi io ci posso avvicinare magari le viti del computer quando smonto le cose, eccetera, e rimane praticamente attaccato. I chip si comprano sul web, prezzo medio circa 150 euro. Impiantarli è indolore, almeno secondo l'informatico bresciano. Doloroso? Non particolarmente, è come un pizzicotto. Il futuro è un passo e chissà se Mattia Coffetti raggiungerà mai il record di un olandese che di chip sotto pelle ne ha ben 32.